praticamente, non so se vi ricordate qualche tempo fa, quello là che mi commentava male, ecco, è ritornato con un nuovo commento. Cioè, io veramente non so che dire, però ogni volta che vedo questo qua, non so, cioè questo è proprio uno stronzo, cioè un pezzo di merda che viene a commentare male i miei video. Cioè tu dici che io non so fare un cazzo, io voglio dire proprio a te cosa so fare, perché tu giustamente non sai fare le cose e quindi ti viene a lamentare sotto i commenti dei video della gente che a differenza tu le cose le sa fare, capito? Perché invece non concepisco come fa una persona del genere può venire sotto il mio video a dire queste cose, a scrivere queste cose, perché chiaramente sono tutti coraggiosi dietro uno schermo dove possono scrivere tutto quello che vogliono in anonimo, cioè, capite che questo è il punto. Poi mi fa venire ancora di più il fatto che abbia avuto, come potete vedere, 15 mi piace, cioè 15 mi piace per un commento del genere, cioè non è assolutamente una cosa accettabile secondo me. Cioè, pensa una persona che si mette a fare video su YouTube, che ci mette tanto animo ed impegno e che cerca di fare le cose, sa fare le cose, poi viene uno stronzo di merda come questo a lasciare certi commenti. Ma io ti dico che quanto devi essere sfigato da dover andare a rompere le palle alla gente, cioè vedi di fare le cose tue piuttosto che lasciare certi commenti. Cioè, io veramente non so che dire, perché davvero non io non trovo concepibile questa cosa, per cui questo grandissimo stronzo deve venire a commentare male i miei video. Ma non hai niente di meglio da fare. Cioè, se vuoi dimostrare che sai fare le cose, fammele vedere, non lasciare questi commenti idioti. Cioè, ma poi come ti viene di venire da uno a insultarlo così sotto un video? Ma non ti vergogni? Ma sei veramente una persona ignobile. Sì, beh, veramente una persona ignobile che io non so come fa, no, non so, i tuoi compagni di classe o qualcosa del genere a sopportarti veramente. Però non voglio lasciarmi prendere dalla rabbia, quindi diciamo che vedrò magari di rifargli la chiarata come quella volta, perché sicuramente perché visto che non commento più, allora vuol dire che la chiarata aveva funzionato, quindi l'aveva tolto di mezzo. Ma ora che sono passati, non so, 2 anni, penso che sono preso un altro computer e quindi adesso si rimette a commentare, perché è uno stronzo che non ha nient'altro da fare. Quindi con questo vi lascio, ciao. Maniera, cioè io voglio un capo, no, perché io sono un coglione.
mi sono appena accorto che mi è arrivato nella casella di posta di Gmail una mail da Gioele Sbarazzino 2006, che come al solito da fastidio, perché cioè, come al solito non ha nulla da fare, quindi mi dice intitolato coglione, e mi dice: sono coglione come al solito, che fallite di merda, il nome di sempre che utilizzi solo per mandare a fanculo. E sì, perché tu continui a rompere il cazzo, e quindi io ti nomino per mandarti a fanculo, perché cioè, questo sono i meriti, perché se un pezzo di merda che va a commentare male i video della gente credendosi chissà chi, quando io mi sembra proprio che tu faccia video interessanti o cose del genere, quindi dovresti solo stare zitto, capito? Che fa anche su Minecraft, cioè sei proprio originalissimo, ma non ho mai detto di essere originale, io faccio solo quello che mi piace. Io faccio i video su Minecraft, ho cominciato a fare questa serie su Minecraft perché mi piace farlo. Cioè, qual è il problema? Cioè, uno non deve fare le cose che gli piacciono, ma che cacchio di realtà vivi? Non so. Non ti guarda nessuno perché sei una idiota, come se tu sapessi chi mi guarda, cioè. Penso che non serve a niente, sì, certo, infatti si vede che ci metti poco proprio a rispondermi. Perché infatti ho mia chiara, ti frigge il PC e quindi sarei costretto prima ogni volta a cambiarlo, a riformattare, non lo so. Cioè, non solo lo dice a qualcun altro, perché ma l'uso di cosa, cioè perché non sono hacker, ma non è vero. Io faccio cose che tu neanche sapresti fare minimamente, cose che neanche se ti sapresti immaginare come farle, perché tu sei uno stronzo di merda che va a commentare male i video delle persone quando è invidioso di loro, quando non sa fare niente, capito? Perché tu questo sei, non lo vuoi capire, dovresti capirlo, perché altrimenti finirà molto male perché cioè tu vedi uno su YouTube che fa video su qualcosa tipo di hackeraggio di Minecraft, non lo so. Cioè, stai sul cazzo a tutti, non nasconditi, chiudi il canale, chiudi il tuo account di YouTube, quello che è, che tanto nessuno ti guarda a te, perché tu sei lo stronzo che va a dare fastidio alla gente. Sei tu che prende esempio su internet a commentare male. Cioè, adesso mi contatti pure per email, dove potrei ricevere comunicazioni serie, e mi vai ad intasare la casella con questi messaggi del cazzo, ma come ti permetti? Io veramente non lo so cosa ti è successo da quando eri piccolo, che ti avevi voglia di fare queste cose. Ma devi smettere, perché se rompi solo il cazzo è fastidio, cioè non fai niente di costruttivo, causi solo danni ad altre persone, fine, nemmeno ci guadagni qualcosa tu. Ma pensa a fare le cose tue, pensa a fare qualcosa di veramente bello, funzionale, piuttosto che rompere le palle a me. Veramente, io mi sono, non so, mi devo ritrovare questi messaggi perché c'è gente che veramente non cazzo da fare, aspetta a dare fastidio in questa maniera. Ma veramente, non lo so. Allora, ciao a tutti, sono Carabinieri 2009, insieme al mio amico Paolo 97. Continuo con tu, di cosa vogliamo parlare oggi, perché non me la sento tanto di spiegarlo io. Allora, essenzialmente c'è stato un altro
caso in cui GL mi ha mandato in canale, ha caricato un video di accuse molto pesanti e completamente infondate, dicendo che io stavo cercando tipo di rubare i dati della gente un'altra volta, che tutto software voleva tipo fare la gente o qualcosa del genere. Allora io vorrei difendermi principalmente dicendo che io non c'entro nulla, nel senso che io non ho fatto nulla di male, qualunque cosa abbia contro tutto software deve utilizzarlo soltanto a loro, perché io non c'entro nulla. Io semplicemente volevo fare questo sistema operativo e non mi piace che venga e mi entri nel canale, mi apri il canale per dire che io volevo fare backdoor o cose simili, perché mi aveva fatto questa accusa anche l'altra volta con HLS1, che non era comunque del tutto vero. Non era assolutamente vero, perché quella funzione era una funzione di diagnostica, c'era scritto diagnostica, l'avevo mostrato nel video, e quindi si deve stare zitto, perché veramente smetti di entrarmi nel canale di fare queste accuse, perché veramente poi se ha qualche problema con tutto software io non c'entro nulla, lo vado a dire a loro. Se veramente loro fanno qualcosa di male, perché non ho visto molto bene, però se loro fanno qualcosa di male io mi si discosto completamente, non voglio averci a che fare. E niente, essenzialmente questo, perché cioè devo smettere di fare lo stronzo che mi apre il canale e carica video così senza il mio permesso. Ma appunto, perché di nuovo io non ho mostrato la decompilazione di HOS2, era scritto grave con una casa che è quella, è una funzione diagnostica, quindi tutto quello che dice se lo sta prendendo dal culo, perché è tutto falso. Il pelo si costruisce, il pelo di Giovanni Sparazzino 2006 si costruisce su tutte queste cose brutte qua, e lui continua a rompere coglioni alla comunità italiana del hacking, rompendo coglioni così. E perché poi non aveva minacciato verso la fine del video, aveva detto che io non ho messo malware in altri su una cosa che non vuole anche sapere per certo, dato che io non ho ancora rilasciato né il codice sorgente di Agrilatrix, almeno quello. Però poi aveva detto ma non tutti i video, io seguo i consigli della polizia postale per la canzone della password, quindi lui non mi può chiedere, è impossibile che lui mi chiede a me, ok? Gioele, se stai guardando questo video, ti dico solo che tu sei uno stronzo, tu devi smettere di rompere coglioni alla comunità degli hacker italiana e non solo, perché è brutto, e poi ci saranno ripercussioni molto 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 costose. Sono completamente d'accordo. Cioè dimmi se non ho ragione veramente. Appunto. Cioè lo lancio come veramente il giro del culo e ci accusa così a caso, sia a me che a te, di cose che non hanno alcun senso. Cioè che noi facciamo per loro, ma chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi? Ma pensa a fare delle tue cose, non rompere le palle, veramente. Sì, non rompere con gli altri, una cosa che ti fa che per te non è facile da prendere, perché tu sei quelli che definiscono i neoni da tastiera, tu rompi i coglioni agli altri semplicemente per il gusto di rompere i coglioni agli altri, ma tu stai rompendo i coglioni alle persone sbagliate, un giorno te pagherai tutte le tue azioni davanti a tutta la comunità mondiale dell'hackering, e lui pagherà, e io sono sicuro che questo accadrà molto molto presto.
spero anche io. Ma comunque io non ho capito una cosa, ma da dove esce questo Gioele Sbarazzino? Ecco, ma da dove esce? Mi sa qualcosa di particolare che vorresti condividere? Non lo so, cioè lui un paio di la prima volta qualche anno fa nei miei commenti a dire che non sapevo fare niente, cose, insomma le solite cose che già sai, perché saranno citato e non ha niente da fare, ha trovato in qualche modo il mio canale, i miei video, e ha pensato a andare un po' a casa verso qua. Perché mi dimmi da fare? Cioè, non che cazzo solamente, è una cosa veramente che non riesco a concepire come fa uno a passare la sua vita a rompere i coglioni a questa maniera, cioè piuttosto che dedicarsi a fare qualcosa di più utile alla società, non so, cioè, veramente. E poi lui che si appoggia sulla decompilazione, non sa fare altro che rompere i coglioni, lui, perché non so come spiegarmi precisamente, ma lui è perché si convè. E poi guarda, avrà problemi mentali, perché c'è lui, non so, dice che scrive dei suoi programmi, che debba documentare con i privati, che tra l'altro sarebbe anche una cosa... Oddio, che ciò abbia qualcosa a che fare con adesso il fai da te, che tutto ciò abbia a che fare con adesso il fai da te. Secondo me sì, perché c'è... Alessio Pellati aveva accusato di essere troll, quello che è quella volta, e quindi penso che sia andato da Gioele, perché sapeva che Gioele rompeva i coglioni a me, e quindi ha voluto essere messo in contatto con lui, secondo me, per rompere i coglioni ancora di più o qualcosa del genere. Ma appunto è possibile, anche perché tutta questa cosa qua di Gioele è successa dopo quella volta che eravamo intervenuti sul YouTube live di Alessio, quindi boh, non so che sia magari tutta una cosa organizzata con tutte queste cose qua, ma io non me lo so concepire. Tutto è possibile in questo mondo, come sappiamo. Allora, diciamo un messaggio finale a Gioele. Sei ancora in tempo per scusarti e levarti fuori dai coglioni. Sei ancora in tempo, ma se vai oltre, il conto sarà molto molto salato. Ti denunceremo e vinceremo i procedimenti penali. Hai capito? Sono completamente d'accordo, sono completamente con te, perché trovo di seguirti in ogni passo che farai per risolvere questa questione. Sì, perché adesso questa cosa è uscita fuori da ogni livello di possibilità. Insomma, ci siamo fatti capire con questo, e spero che Gioele e Alentec guardino questo video e si rendano conto che dovrebbero pisciare di un quarto per quanto riguarda tutta questa cosa. Io penso che siamo stati abbastanza chiari. Sì, siamo stati abbastanza chiari e onestamente non so più che cosa dire. Io direi di chiudere qua.
Sì, sono d'accordo, vediamo. Ci vediamo al prossimo video. Un'ultima cosa, quindi che cosa farai con questo software? Non ho capito. Se veramente quelle cose che dice Joelle su di loro sono vere, perché non ho ben capito, se sono vere io vedrò di toccare qualsiasi collaborazione nel software, cioè nel software che contiene quel progetto per mai. E anche perché, guarda, aveva detto che lei ha creato il tuo computer di sviluppo, non lo so, ma è mica vero che ti hanno dato un computer con Windows Server per sviluppare anche OS 2? Era Windows XP, però sì, mi hanno fornito il computer con Visual Studio e tutto il resto. Quindi lui è entrato anche nel computer di sviluppo e da rubato da aziendali che non si fa, quindi l'abbiamo denunciata ancora più usata. E pensi che rilascerà questi dati? Ma non lo so, ma se lo fa comunque sia saranno cazzi per lui. Sì, insomma. Penso che possiamo chiudere qua il video. Sì, sì. Ciao, cioè, ma poi voglio parlare anche di Joelle, che cioè, non è che sono diventato suo amico adesso, no, è un pezzo di merda, coglione stronzo, perché mi hackera il canale senza permesso, entra nel mio canale e pubblica un virus con il mio nome. Cioè, è una cosa assolutamente inaccettabile, forse anche peggio di ciò che vuole fare il brutto software. E non va assolutamente bene, perché lui la deve smettere di entrarmi nel canale, perché è una cosa illegale, io lo posso denunciare. E niente, non deve fare più queste cose, perché non è assolutamente accettabile che poi va a distruggere i computer della gente con il virus. Cioè, già ha fatto casino al PC del Carabinieri 2009, che saluto, e che mi dispiace tanto per quello che gli è successo al suo PC, per cui cioè, ha dovuto tornare al computer vecchio, ha fatto il video lì. È tutta colpa per questo stronzo di merda che non la smette di tormentarci e che deve fare adesso i virus che mandarli alla gente. Ma che cazzo vuole questo? Veramente. La cattiva notizia è che Joelle ha praticamente annunciato a me, al Carabinieri 2009, per email che ha intenzione di vendere i nostri canali ad Aletech. Quindi cioè, io avevo pure detto che ero aperto a poter collaborare con lui per fare la denuncia, ma lui non ne vuole proprio sapere, ci vuole rompere le palle fino in fondo, e quindi adesso mi dice di aver messo in vendita i nostri canali ad Aletech. Quindi quindi i nostri sospetti miei del Carabinieri riguardo il fatto che Joelle avesse a che fare con Aletech erano fondati, quindi avevo ragione. Ma lui non si può permettere di fotterci le password e di vendere i cani, perché cioè perché lui è uno stronzo di merda, è uno stronzo di merda che si mette a fare queste cose illegali che non dovrebbe assolutamente fare, piuttosto che rendersi utile e fare qualcosa di utile. Cioè, veramente mi sono rotto il cazzo di questo qua che boh, entra nel computer, ruba cose cioè, poi ha detto nell'email che avrebbe, una volta venduto i canali, avrebbe cambiato le password in modo che noi non potevamo più accederci. Cioè, ma dimmi tu se è una cosa normale. Cioè, tu non stai bene veramente.
hai qualche problema serio mentale, perché non è possibile. Certo non puoi fare una cosa del genere. Non puoi prendere il canale ad una persona, anzi a due persone, e insomma metterli in vendita a qualcun altro così, senza permesso. Ma che cazzo vuoi? Come cazzo ti permetti? Se hai veramente rotto le palle, te ne devi andare a fare in culo. Te ne devi andare a fare in culo. Veramente, te ne devi andare a fare in culo. Perché solo lì tu meriti di stare. E quell'altro coglione dovete andare a fa' culo, perché rompete solo le palle, date fastidio a youtuber normalissimi che non fanno nulla di male, che fanno video perché hanno voglia di fare video, è la loro passione, e dovete rompere il cazzo in questa maniera. Non è possibile, non è assolutamente accettabile una cosa del genere, veramente. Se meglio di quando dico che posso chiudere qui il video, perché quello che devo dire l'ho detto, forse ci vedremo, forse vedrò di poter discutere almeno un'ultima volta con questo coglione su TeamSpeak, se magari lui c'ha voglia, ma onestamente dubito dopo che hanno voluto collaborare con la denuncia, quindi si vedrà. Ci vediamo al prossimo video, quindi ciao. Sono Ambrosio di 97 e stasera sono qui su TeamSpeak assieme a Gioia Separazione 2006 per fare una discussione tra noi due. L'ho invitato io perché volevo capire quali fossero le sue intenzioni con tutte queste offese ed accuse che mi fa costantemente, e per capire cosa volesse fare con questa storia della vendita dei canali, perché onestamente non mi sembra affatto normale questo comportamento in generale. Beh, semplicemente mi danno fastidio i cretini come te che vanno in giro a dire di essere geni di sto cazzo, quando in realtà fanno solo cazzate, creano danni ad altre persone. Cretino lo dice a qualcun altro innanzitutto, io non faccio solo cazzate e di certo non creo danni a nessuno. Ah no, quella backdoor se cresce uno cos'era allora? Ho detto mille volte che era una funzione di diagnostica che ancora dovevo finire. Tu ti sei inventato la storia della backdoor. Allora perché la funzione si chiamava backdoor nel compilatore? Perché l'avrei falsificato tu, ne sono certo. Con quali prove? Chiunque può aprire attraverso un qualsiasi decompilatore.net e vedere il nome di quella funzione. Ma questa storia del decompilatore è illegale, non puoi vedere il codice degli altri così. Come sarebbe scritto che è legale? Le cagate che creano hanno alcun documento legale che dia da ciò. Allora come fanno ad esistere i decompilatori se secondo te è sempre illegale? Poi anche carabinieri di una nuova decompilatore. La licenza di HRS lo dice. Ma solo nel 2, nel 1 invece no. E intanto hai violato quella licenza. Ma tanto cosa vuoi che facciano quelli di brutto software? Stanno in una merda più totale e molto probabilmente spariranno dalla fascia della terra. Poi non potrei mai immaginare te che chiedere ai tuoi genitori di denunciare un tipo a caso su internet perché ti ha decompilato il programmino di merda, ma per favore. Programmino di merda, ma tu non sapresti fare nulla di simile. Ma se tu sapessi cosa so fare io. E allora sentiamo, cosa sapresti fare in confronto a me? Posso dire che sono in grado di hackerare i canali di YouTube della gente come te che lo sapessi talmente facile che mi viene da indovinare, che mi viene da ridere ogni volta. Ho creato siti web per... Ma che sto fatto in niente del canale? La devi smettere, è legale pure questo. Allora smettila di usare password deboli, poi ripeto, non ti scegli da farmi la denuncia, neanche volendo. Dici
potesse fare siti web, che stronzata, non ci vuole niente. Quando riesci a farmi uno tu con una chatbox in JavaScript fanno un fischio. Onestamente fare sistemi operativi è molto più utile. Ah, sistemi operativi, forse intendi calcati con lo stare in Basic. Tu non sapresti fare neanche un quarto di ciò che faccio io. Non ci vuole veramente nulla a fare un, come lo chiami tu, sistema operativo. C'è un sacco di gente che fa le stesse tue stronzate da molto prima e dei anni a luce avanti a te. Poi dice che è utile, ma davvero chi diavolo userebbe un sistema operativo fitto fatto male di me? Non ha assolutamente un cazzo di senso. Molte persone apprezzano il mio lavoro. Quattro gatti che sono ben di minchia come te, l'amico tuo carabiniere. Lascialo stare che accusi anche lui di cose che non stanno né in cielo né in terra. Devo dire che l'hai anche copiato molto nello stile di vita altrettanto di merda. Ma stai zitto, che non ho mai visto neanche un video tuo se non per accusarmi a caso di cose false. Cose false, peccato che mi mostro sempre tutto. Non sei neanche in grado di cancellare quei video perché va a mio vantaggio. Sempre qualcosa di legale che non puoi fare. Denunciami pure, ti aspetto quasi tutto. Torna a piangere su Minecraft perché il creeper ti ha fatto esplodere e non rompere. Non stavo piangendo, mi ero solo fatto male la mano e sono uscito un attimo. Non si è sentito niente che sbatteva. Colpa del microfono. A proposito, sei veramente ridicolo con quella cucina modificata con Morphox. Come se la sua fosse intelligente. Sì, perché io ho motivi validi e ben precisi per nascondere la mia voce, da che fare con i miei interventi per metterla a cuore a gente malvagia come te. Malvagia di che? Cosa ho fatto di male? Ne abbiamo già parlato, la vettura e la collaborazione con Brutto Software. Se è vero che Brutto Software fa virus e cose simili, ho già detto che io non c'entro niente e che tocco e che tronco le collaboro. Non ci spendo 2 minuti su Google per vedere di che passo era fatto quell'azienda prima di farci il contratto. Questa roba non hai manco voluto mostrare il tuo libro accusa. Perché puoi cercare tu stesso su internet, stare attivamente collaborando con dei criminali, non potevi non sapere delle conseguenze della quarta clausola della licenza, quella sulla collezione di dati personali. Ma quale collezione di dati? La licenza che tu stesso hai mostrato nel video su HRS2 quando sei andato nella finestra delle informazioni. Tra l'altro c'è una bella cosa che ho trovato nei sorgenti che ti ho preso per il computer di sviluppo, il codice di... Ma anche sta cosa che niente nei computer e prendi cose, come cazzo li permetti? È una cosa assolutamente inaccettabile, non puoi farlo! Non sei software vecchio di insicuro e poi ti lamenti che non ti ha creati dentro nel PC? Complimenti anche a loro che ti danno Windows XP senza manco tutti i server spacco per il computer di sviluppo. Non si fa, appunto! Dicevo, nel codice della boot screen c'è una funzione che pinga server di Brutto Software all'avvio e c'è anche un commento che dice che vogliono implementare una funzione che zippa la cartella dell'utente per inviarla ai loro server. Non ne sapevi niente? Che ne so io, quella parte del codice non la guardo mai perché tanto funziona perfettamente, non c'è bisogno che faccia modifiche. Nemmeno nella board aziendale con le funzionalità pianificate per la versione 2.2 hai visto? C'è scritto anche lì. Cazzo ne sai tu della board? Veramente non so come si vuole essere così stronzi e fare certe cose. Ma non è che tenti di fare backdoor e come poi con la freccia. Ancora questa storia della backdoor, non è vero nulla! Invece sì, come ti ho già spiegato, basta di compilare la vecchia versione per vedere. Vedrai che la funzione si chiama diagnostica. Nella vecchia versione no, si chiamava backdoor, comunque quella... Ma non è un cazzo da fare a trattare quasi della gente su internet! A parte che non mi conosci per poter dire certe cose, fai molto tu con i video del cazzo dove lanci mattoni su Half-Life. Uno non può divertirsi a modo suo! Uno non può farci il video per metterlo su YouTube. Se no che succede? Che fai? YouTube continua a riempirsi di merda fatta da bambini deficienti come te al posto di video effettivo. Ha parlato meglio che l'ho fatto nel commentare male la cosa era random! Io faccio queste cose con criterio appunto per fare pulizia su internet. Poi faccio anche ben altro nella vita, a differenza di ciò che fa solo video del cazzo. Che ne sai tu di quello che faccio io? Conosco molta gente come te, fidati che sono parassiti utili. Tu non devi proprio parlare che mi minacci per email e mi entri al computer, questo è cyberbullismo puro. Comunque, se per cortesia la smetti di interrompermi, volevo dire che il codice di HRS2 non potresti manco più usarlo se Brutto Software va giù. Perché poi diretto sulla base di BOS, capo. Ho sempre accesso al codice, posso farci quello che voglio. No, devi rispettare i contratti di licenza imposti da loro. Ma io posso sempre scriverci, compilare, eccetera. Ma non puoi pubblicare niente poi, perché è una violazione del contratto. Usando la loro merda, devi stare ai loro termini. Se ti fossi impegnato a fare una base da zero invece di sbolognare il lavoro spacco ad altri, non saresti in questa situazione. Sbolognare cosa? Io ho fatto sta roba! E Brutto Software 2 ci incastra quindi. Non hanno fatto loro BS2 che è stato come base? Il sistema operativo l'ho fatto io! Non è la base, quella che l'ha fatto Brutto Software. Si vede degli altri clienti loro che l'hanno usato e fanno sistemi uguali identici a tuo. Ma quale uguali identici? Questa roba l'ho fatta io ed è unica nel suo genere. Ma allora non hai seguito il mio video dove dicevo che potete trovare la pagina sul sito di Brutto Software che mostrava i loro clienti. Se andavi da loro potevi vedere benissimo che hanno fatto le cose buone. E neanche l'hai mostrata nel video. Ci mi sei trovato a trovare, non ricordavo più dove fosse. Vuol dire che te la sei inventata? No, perché basta cercare sul sito di Brutto Software e prima o poi la trovi.
anzi posso farti anche alcuni nomi di clienti che ricordo, tipo Arec Consulting, Tiziano. Ma se non riesci a trovarla manco tu, è roba fatta da me, punto. Loro mi hanno solo fornito il computer e qualche strumento già pronto. Allora ti ritieni responsabile anche dei piani per zippare quando l'utente viene inviato? Sono tutte cazzate che ti sei inventato. Vedremo che ragione quando pubblico tutti i sorgenti che ti ho preso. Chi ti crederebbe? Non ci vuole niente a modificare un file di codice. Ma mi trovate le date di creazione tutte le modifiche, le somme M25 non mentono. Ah, a proposito, ho notato che stavate cercando di criptare le password lasciandole. Cosa stupida, visto che criptare e lasciare sono due cose molto diverse e gli hash si possono craccare con attacchi e brute force. Comunque sempre meglio della versione attuale che lasciare password in chiaro con Kickstream. Sempre a dire cazzate, poi vedi come ti la vedo dopo. Con il tracker sul bel cazzo posso dimostrare che i miei codici di quello sta solo un timer che riempie la casa di testa e non la crea proprio un cazzo. Eppure ti facevo sparire dalla vista tranquillamente, l'ho fatto diverse volte. Io non ho montato nessun problema quando hai tentato di aggirarmi per finta. Semplicemente non sto 24 ore su 24 a cazzeggiare su internet come fai te, perché onestamente ho anche altro da fare, già sarà presso a te le pulizie. Ma sei sempre uno che rompe il cazzo nei commenti a chi sa fare le cose. Cosa sai fare? Ti programmi di merda in DB, che è anche un linguaggio che nel mondo del lavoro è completamente inutile se non è criminale a chiappa con lingua in tutto soffre. Quindi neanche impari chissà cosa per il futuro. Faccio anche altre cose. Tipo video di gameplay in modo se non sai neanche giocare, video tutorial dove ti si bugga tutto quanto. E intanto qualcuno li segue. E più deficienti li trovate quanto te, infatti si vede le poche visualizzazioni dei commenti che lasciano. Ma li sentite che lasci i commentacci? Perché sono l'unico che non c'è quello funzionante in mezzo a noi. Sì, infatti ho ben visto. Ci vuole un cervello funzionante per rubare i canali degli altri e venderli a quell'altro retino di Dialetech. Non ci vuole niente a cambiarvi le password e buttarmi fuori dagli account per poi darle a lui. Comunque non è definitivo se li vuole comprare veramente. Se li vuole bene, altrimenti li vendo a qualcun altro, tanto le mie conoscenze. Conoscenze di altri pezzi di merda come te? Come se tu conoscessi chissà quali figure importanti di internet, sono altri bimbi Nutella come te. Senti, ora che chiudo qua, vado da mio padre e gli chiedo di fare la denuncia per te che entri e... Ma fortuna a convincerlo, spero non sei idiota quanto te, l'amico tuo che neanche sa che ti minaccia le mie denunce in modo convincente. Idiota lo dice al tuo di padre, non al mio. La polizia postale troverà il tuo vero nome, dove abiti e ti farà un culo tanto. Mi spiace informarti che la postale se ne sbatte di cacate come queste. Ma anche se avessero voglia di cercarmi, sono sempre boxato a dovere e non lascio traccia a caso. Tu non sapresti neanche dirmi cosa è un boxer, tanti tanto di essere un hacker di ste due palle. User disconnected from your channel.